Santa Giro, l'orgia delle canzonette, i bacanali del twist e milioni a palate per tutti. Fiuggi, sera di finalissima, un'occhiata ai giovani leoni dell'urlo e della melodia. Che effetto fa partecipare a queste gare? Di Del Toni. Credo che sia la stessa cosa, lei sa? No, io non lo so. A tempo degli antichi romani, no? I gladiatori che si scontravano fra di loro per avere il pollice alzato del re, tutte queste cose. Sì, è giusto che loro amano il celentano, il pepino di Capri, però in loro c'è anche un certo non so che di sentimentalismo, ed è il sentimentalismo che noi italiani non potremo mai lasciare. Siamo dei sentimentali. La melodia resiste accanto all'urlo, la folla è imparziale, entusiasta sempre, è vero Nunzio Gallo? È una cosa formidabile, una cosa veramente inverosimile, da rimanere allibiti, specialmente nei riguardi di Celentano, non le dico, lui parte avanti con la macchina e la gente sopra, anche per noi, ma soprattutto per lui è una cosa formidabile. Gira, salta e strilla, Celentano fuori gara, resta l'idolo. Inchinatevi amici, contro di lui non c'è niente da fare. Celentano, perdoni la nostra piccola curiosità, lei faceva l'orologiaio, oggi canta. Come si sente oggi dopo questa trasformazione inopinata? È certo che lo sbalzo è stato abbastanza forte. Soltanto che vede tutto quello che succede intorno a me così, con le manifestazioni che fa il pubblico nei miei riguardi, non mi sembra mai vero, mi sembra sempre che lo fanno a quello dietro di me. Invece io mi volto e vedo che non c'è nessuno. Comunque, questo mi fa molto piacere. Io però non ho mai abbandonato gli orologi, perché ancora adesso ogni tanto riparo qualche orologio per i miei amici, così, sai, mi tengo in allenamento, non si sa mai. Perdoni Paoli, ma perché porta quegli occhiali da iettatore? Che non ci vedo. Santo cielo, davanti al pubblico potrebbe anche toglierseli, no? Non si sente un po' funereo? Sì, ma è un'abitudine, cioè lei porta la cravatta, non credo che se la toglierebbe per andare a cantare, è una questione... Sembra assurdo togliersi gli occhiali e uscire. Abbiamo registrato le ultime battute di questo giro d'Italia della canzone e della follia collettiva. Sul palco si sono sprecati gli ultimi urli e gli ultimi gorgheggi. Dietro le quinte si soffriva e si esultava come fosse in gioco la vita. Siamo sull'orlo del collasso nervoso. Dopotutto questi giovanotti e queste ragazze sono soltanto esseri umani e sono tanto commoventi. Con questa canzone e questa votazione della giuria, Peppino Di Capri ha vinto il Cantagiro. Si aggira dietro le quinte in cerca di sollievo e di aiuto, come un bambino spaurito che invoca la mamma di notte al buio. Peppino ha una moglie che gli fa da mamma, lo coccola, lo consola e poi lo rimette a letto.